E ora è il momento di andare a vedere l'ultimo film di questa tripletta esapode sociale. Dopo A Bug's Life e Zeta la formica, per la regia di Steve Eicher, ecco a voi B-Movie. Appena il film parte, veniamo investiti subito da una frase sentita e risentita che ormai tutti dovreste conoscere. La storia del bombo barra calabrone che non dovrebbe volare per le leggi dell'aerodinamica, ma lui non le conosce e quindi vola comunque, sostituendo questo enigmatico protagonista con un'ape e aggiungendo che alle api non interessa quello che l'uomo ritiene impossibile. Si prosegue conoscendo il protagonista, un'ape chiamata Barry. Un'ape che usa il miele come panacea per ogni problema di un'ape moderna e estremamente antropomorfizzata. Vediamo poi i genitori di Barry, che sono ugualmente antropomorfizzati, ovviamente, e difficilmente sopportabili. Come in ogni film che abbiamo visto che tratta di insetti sociali, vediamo sempre dei maschi che abitano nel nido insieme a tutte le operaie, tutte le femmine. Sebbene che dovrebbero essere dei maschi denominati fuchi, in questo caso i maschi delle api, e dovrebbero durare solo per il tempo di una fecondata. Un passo ulteriore verso il raggiungimento dell'empatia col pubblico è dotare le api di vestiti, esattamente come noi. Ed è l'unico film di questa tripletta che aggiunge questa caratteristica, con tutte le susseguenti battute sul vestiario giallo e nero delle api. Che poi io darei il giallo e il nero alle vespe più che alle api. Alle api darei un arancio marroncino dorato e nero, ma si sa, la visione errata ma collettiva vince sulle altre. E troviamo anche la capacità di usare le antenne come cellulare. Allora, io posso capire la capacità sensoriale delle antenne, ma la telepatia proprio no. Insieme all'amico e compagno Adam riusciamo a scorgere l'interno dell'alveare, che è pieno di strade a mo' di montagne russe, dove corrono delle macchinine alimentate a miele. Forse così avremmo risolto l'atavico dualismo tra combustibili fossili e energie rinnovabili. I due amici stanno andando alla cerimonia di laurea e vediamo che le classi di api vanno di 15 minuti in 15 minuti. Una cosa che non è molto verosimile, dato che lo sviluppo di un'ape operaia dura attorno ai 20 giorni. E in un altro dialogo capiamo che hanno fatto 9 giorni di scuola in totale, quindi di gioventù larviforme, però le cose non tornano. Conclusa la rapidissima cerimonia, le api partono per fare un giro nell'azienda dove dovranno lavorare per tutta la loro vita, la Honex del gruppo Hexagon, eccetera, eccetera. Non so perché mettono la traduzione della spiegazione della guida che li sta accompagnando in spagnolo. Comunque, i ragazzi vedranno tutti i lavori che dovranno fare dentro la Onyx e questi lavori sinceramente sono un pelino troppi e un pelo assurdi, possiamo dire, come il Krellman. Però è un cartone, quindi non possiamo arrabbiarci, andiamo avanti a guardarlo. Le caste apesche non sono proprio così, sono molto più semplici. C'è la regina che ha il ruolo di fondare nuove colonie, tenere sotto controllo la propria e deporre tutte le uova che riesce a deporre. Poi abbiamo i fuchi, e i fuchi, l'unico scopo, più che scopo, l'unico lavoro dei fuchi è quello di fecondare la regina. E dopo di questo passano a miglior vita, se possiamo dire così. E poi abbiamo le operaie. Le operaie sono quelle che fanno un po' tutto il lavoro. Sì, anche la regina fa del lavoro, però le operaie ne fanno molti di più. E questi lavori vanno in base alla loro età, all'età in giorni, ovviamente. E partono dal fare i lavori di pulizia dell'alveare, un po' come la nostra specie alla fine. Quando invecchiano, tra virgolette, cominciano a uscire dall'alveare per fare le esploratrici e bottinatrici e vanno a prelevare nettare, polline, propoli e acqua. E ora c'è l'errore più grande di questo film, forse, forse. E cioè i fuchi fichi, un gruppo di fuchi e quindi api maschio che escono dall'alveare per raccogliere il nettare utile alla realizzazione del miele. Però, come detto prima, i fuchi hanno solo un compito e non fanno i mottinatori. Barry riuscirà ad uscire insieme ai fuchi fichi e vedrà di che cosa si occupano, cioè raccogliere il nettare e impollinare.
che sono i lavori che fanno anche le nostre bottinatrici, però non in questo modo, cioè le nostre bottinatrici non impollinano volutamente i fiori e non prendono polline di una specie lanciandolo su un'altra specie. Cioè le bottinatrici, le nostre bottinatrici vanno di fiore in fiore e lasciano polline utile e non utile, proprio perché il polline non è un'entità unica che fa riprodurre ogni specie vegetale sul nostro pianeta. Ne riparleremo dopo alla fine. Allora, non l'ho detto all'inizio, ma lo dico adesso. Potrei, ma lo farò sicuramente, fare spoiler, quindi se non avete visto questo film andatevelo a vedere prima di completare il video. Dopo aver fatto il giro con i fuchi fichi, Barry incappa in una rocambolesca serie di eventi che lo portano a incontrare Vanessa, una donna umana con cui rompe la legge a pesca di non parlare con gli umani. Altro antropomorfismo spiccato è che Barry e compagni sono perfettamente in grado di parlare inglese e farsi capire dagli umani. Altra cosa abbastanza scontata è che Barry si innamorerà di Vanessa, però per fortuna non ci saranno matrimoni transfilum. Un dialogo tra i due riguarda le riviste arrotolate, che sono diventate una scienza per le api. La loro resistenza si attesta alle 75 pagine, cosa abbastanza simpatica, però io direi che più che altro è un problema di fisica. Ed ecco il momento che cambierà tutto il film. Barry riceve la conferma che gli umani usano il loro tanto sudato miele, senza dare nessun compenso alle api, e per questo imbastirà un processo contro l'industria della produzione del miele. L'avvocato difensore dell'industria mellifera tirerà fuori un argomento molto interessante in una sua arringa. Perché Barry ha dei genitori se è la regina a fare tutte le uova? E dopo di ciò darà anche dell'illegittimo, del figlio illegittimo a Barry. Questo farà scatenare il suo amico Adam, che arriverà a pungere l'avvocato, e questo senza morire. In un dialogo tra Barry e Vanessa, Barry dice che non pungono perché di solito per loro è fatale, e dicendo di solito io penso intendesse che non muoiono sempre pungendo, ed è una cosa vera. Se le api pungono un tessuto elastico come può essere la nostra pelle, allora il loro pungiglione, essendo seghettato, non riesce a fuoriuscire. È l'ape stessa che, cercando di scappare, si eviscera da sola. Con gli artropodi invece il pungiglione non resta conficcato, dato che hanno l'esoscheletro e quindi una superficie più non elastica ma rigida. In questo caso Adam punge un umano e perde il pungiglione, però non si eviscera. Usando la carta del fumo che viene usato per rabbonire le api dentro le arnie, Barry vince la causa, e questo provoca lo stop assoluto delle attività a pesche sulla flora terrestre, e questo comincia a causare il deperimento delle piante. E questo anche per le piante che non hanno bisogno di impollinazione a pesca. Tutte le piante, in realtà, senza impollinazione, senza api, le piante semplicemente non si riproducono. La famosa frase attribuita ad Einstein, che dice che se le api sparissero ci resterebbero 4 anni di vita, non è proprio verissima, e nemmeno detta da Einstein se è per questo. Le api sono sicuramente importantissime per l'impollinazione di tantissime specie botaniche che noi utilizziamo tranquillamente. Però non sono l'unico insetto pronube e non sono insostituibili. La loro perdita sarebbe sicuramente la fine di un'era, ma non la fine della nostra specie, o ancora peggio la fine del pianeta. Barry decide di andare a recuperare il polline all'ultima parata delle rose a Pasadena, che risulta essere l'ultimo polline del pianeta. E con quel polline andrà poi a reimpollinare tutte le piante di Central Park. E, come tutti sanno, le piante di Central Park sono connesse a tutte le piante del pianeta, quindi risolto il problema lì, si risolverà anche sul resto del mondo. Barry, in modo un po' rocambolesco, riuscirà a far atterrare l'aereo con l'ultimo polline a New York, e con quel polline riuscirà ad andare a risollevare le piante ormai appassite a Central Park. In realtà non è che funzioni proprio così. Il polline non è un'entità unica che va bene per tutte le piante.
non sono i fagioli di Balzar della botanica. L'ibridazione tra specie botaniche è una cosa che capita, è capitata spesso. Per esempio, gli agrumi sono una famiglia che si ibrida molto volentieri. E infatti le specie originarie di agrumi sono tre: mandarino, pomelo e cedro. Tutte le altre sono nate come ibridazione tra questi tre. Però l'ibridazione non è proprio libera, che succede dappertutto. Le specie che si possono ibridare sono al massimo nella stessa famiglia, ma specie molto lontane non si ibridano mai. Ogni specie ha il suo polline. Sono pochi quelli che funzionano per più specie. Il polline non è un'entità unica che va bene per tutto. Ma veniamo alle incorruttibili votazioni. L'idea delle api che chiedono un compenso per il loro lavoro mi baluginava all'interno della testa da molto tempo. E questo film l'ha espiantata e resa visibile perfettamente. E questo senza sensi reconditi da leggere tra le righe, ma con immediatezza. Api fanno il miele e impollinano, api meritano un compenso per il loro lavoro in natura. E questo mi porta a dare un bel 9 a questo film. La parte entomologica è spesso errata, ridondante e troppo antropomorfizzata. La più antropomorfa della tripletta di film che ho analizzato. E per questo devo dare un voto bassino, il più basso. Io aspetto sempre i vostri commenti al film, se l'avete visto, e i vostri voti. Grazie per essere arrivati fino a qui, e se l'avete fatto, scrivete Fabrizio nei commenti. Invitandovi a spolliciare e condividere sui social, i miei sono sempre in descrizione, la prossima volta spero di vedervi ancora più verdi.